Oggi festeggiamo i 3 anni di attività, insomma, aperta ad un ampio pubblico del Tempio di Giove. L'attività che ha portato praticamente alla possibilità di poter trasmettere e propagandare quelli che sono gli aspetti sani del mondo classico a cui noi ci riferiamo come Pietas. Ovviamente l'intero corpo di valori della Pietas, noi siamo abituati a viverli grazie alla pratica, che è uno strumento, quello del rito, che consente di vivere ciò che diciamo chi non ritualizza non può conoscere. Nonostante ciò, il rito nella sua profondità trasmette dei valori etici fondamentali ed importantissimi, che noi possiamo cominciare anche esternamente a recepire da autori come un Marco Aurelio, un Plutarco, e questo enorme corpo di valori che ci è arrivato dal mondo antico, cerchiamo di trasmetterlo tramite il Tempio. Poi il Tempio cerca anche di conservare quelli che sono i riti trasmessi nel corso dei secoli, vuoi a livello popolare, vuoi da quelle che sono state le scuole di una trasmissione ermetica, filosofica che si è protratta nel tempo. Per cui da 3 anni oramai noi facciamo questa attività, da 3 anni consentiamo a chi lo richiede di poter accedere all'iniziazione di Ilaria Antenati, cioè il culto fondamentale del richiamo di quelle che sono le spiritualità del mondo domestico, perché è una caratteristica del rito romano è che l'uomo è sacerdote di se stesso e che la dimensione domestica diventa la dimensione del sacro. Questa dimensione è diversa da quella di tante altre religioni, perché in questo modo noi cominciamo a dare un valore superiore spiritualmente al luogo dove viviamo e alla famiglia in cui cresciamo, mentre tendenzialmente la società moderna è privata di questo passaggio rituale e la famiglia quasi diventa un peso, il luogo domestico diventa un luogo dal quale sfuggire e quindi si innesta una società di controvalori che porta poi allo sviluppo dell'immaturità. Mentre il preservare, il coltivare l'ambito domestico è anche coltivare parte della maturazione dell'individuo. Generalmente noi nel momento in cui nasciamo abbiamo un piccolo corpo, quello del neonato, che gli antichi definivano perfectus, cioè compiuto, ma compiuto significa che non è finito lì, deve continuare un percorso, quel piccolo corpicino deve diventare il corpo di una persona matura, ma è già immessa nel DNA, nei geni dell'individuo. Una volta che è stato compiuto, è già immessa l'informazione che deve nutrirsi per crescere. Noi dobbiamo dare nutrimento a questo corpo fisico per avere un individuo che cresce e diventa grande. Ma oltre al nutrimento del fisico, bisogna anche dare nutrimento all'anima, all'intelligenza e allo spirito. La società moderna tende ad abbandonare questi aspetti e noi con la preservazione del tempio non facciamo altro che conservare quegli alimenti necessari alla crescita dei corpi invisibili dell'individuo. Per cui il tempio è un luogo dove si matura e dove dunque si conservano una serie di precetti fondamentali al compimento di questa maturazione, la quale è insita nell'essere umano in quanto è stato perfectus, cioè è stato compiuto con l'innesto dell'informazione necessaria alla sua crescita. E noi lavoriamo, da uomini adulti e maturi, al dare questo fondamentale nutrimento che serve all'individuo, alla sua crescita e realizzazione. Quindi la creazione di uomini maturi che possano rimettersi nella società con una maturità diversa e trasmettere quei valori sani che noi coltiviamo. Tutto questo da 3 anni,
da quando abbiamo eretto il Tempio di Giove, che è stato il primo dei nostri templi aperti al pubblico, tutto questo da 3 anni sta avvenendo, sta avendo dei risultati veramente gradevoli e ampi, per cui noi non possiamo che ringraziare gli dèi del loro supporto, ringraziare tutti coloro i quali supportano il Tempio di Giove e l'Associazione Pietas, e augurarci di continuare questo percorso di crescita.